Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, ma anche su Twitch, dato che ho iniziato a fare delle live in cui commento le news della settimana. Ne abbiamo già fatta una, quindi se non volete perdervi le prossime, vi consiglio di followarmi anche lì, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Dunque, mancano ormai pochissime settimane all'uscita in Blu-ray di Avengers Endgame, che dovrebbe essere intorno agli inizi di settembre, salvo ritardi ovviamente, mentre la pellicola in America è già uscita negli store digitali da diversi giorni, il che ha permesso ai nerdoni americani di poter scaricare e ammirare, rivedere la pellicola miliardi di volte per poter andare a spulciare e cogliere ogni piccolo dettaglio che avviene all'interno del film e che magari ci eravamo persi o si erano persi. Oggi infatti volevo fare questo video in cui vi ricapitolo e vi faccio vedere numerosi easter egg e scene nascoste che personalmente non avevo neanche notato io stesso durante la battaglia finale di Avengers Endgame, una battaglia epica che ha gasato tutti. Io l'ho visto due volte al cinema la pellicola e devo ammettere che alcuni dettagli mi erano sfuggiti. Direi quindi di iniziare subito. E direi di cominciare subito con l'inizio della battaglia, dove vediamo Thor, Capitan America e Iron Man prepararsi ad affrontare Thanos, che al momento li sta aspettando comodamente seduto su una roccia. Se ci fate caso, in mano il Titano Viola sta tenendo delle pietre, per l'esattezza 6 pietre, esattamente come le 6 gemme dell'infinito. Lo scontro entra subito nel vivo e Thor dimostra di aver imparato la lezione tentando immediatamente di colpire Thanos alla testa con la Stormbreaker per ucciderlo come aveva fatto all'inizio del film, ma quest'ultimo riesce ad evitare il colpo. Tony chiede a Thor di sparargli addosso i fulmini per sovraccaricare l'armatura e dare il via ad un attacco micidiale. È la stessa cosa che era successa quando i due si erano incontrati per la prima volta nel primo Avengers. Thanos però è nettamente più forte dei nostri tre eroi e riesce facilmente a sbaragliarli all'inizio di questa battaglia. In questa scena intercetta la Stormbreaker mentre veniva richiamata da Thor e tenta di spingergliela al petto, esattamente come Thor aveva fatto alla fine di Infinity War. E qui arriviamo alla scena che ha gasato tutti quanti. Captain America riesce finalmente a sollevare Mjolnir dimostrando di esserne degno, come Thor aveva sempre saputo. I knew it. E ovviamente la frase di Thor è un riferimento alla scena iniziale di Age of Ultron, quando Steve era quasi riuscito a sollevare il Mjolnir. E nel dettaglio per questa scena i fratelli Russo, registi del film, hanno dichiarato che già all'epoca Steve era in grado di sollevare il martello, ma rendendosene conto aveva preferito lasciar perdere per non umiliare Thor. Cap inizia quindi a combattere con scudo e martello, lancia lo scudo che viene intercettato da Thanos e tira il Mjolnir contro lo scudo in vibranio, causando una terribile onda d'urto che mette Thanos in ginocchio. Questa è la stessa esatta mossa che Cap e Thor avevano fatto in Age of Ultron. Appunto tenta di colpire Thanos col Mjolnir, che però gli blocca la mano. Sembra quasi che stia tenendo in mano il Mjolnir, ma in realtà, se ci fate attenzione, sta stringendo il pugno di Steve Rogers. Questo perché molto probabilmente non era lui stesso degno per sollevare il martello del dio del tuono. La reazione di Thanos però è micidiale, scaraventa via Cap distruggendogli lo scudo in vibranio e Steve Rogers rimane accasciato al suolo nella stessa esatta posizione della visione di Tony Stark, che ricorda aveva visto anche gli altri eroi morti, tra cui Vedova Nera e il ritorno dei Chitauri. Molto probabilmente tutte queste scene hanno causato qualcosa nella testa di Tony che l'ha portato poi a compiere il suo gesto nel finale, sacrificandosi per salvare il pianeta Terra e i suoi amici. Durante la battaglia poi la scena si sposta ad Ant-Man, War Machine e Rocket, rimasti ancora intrappolati sotto le macerie della base degli Avengers. A un certo punto, alle spalle di Ant-Man, riusciamo a vedere per pochissimi secondi, anche abbastanza sfocata, la nuova armatura di War Machine che indosserà poi di lì a poco. E infine il momento epico, si aprono i portali e arriva la cavalleria. Tutti gli eroi arrivano in soccorso dei nostri Avengers, e tra questi troviamo anche i Ravagers e Howard il Papero. E so benissimo che molti si sono chiesti dove si fosse agganciato Spider-Man con le ragnatele. Se ci fate caso, all'inizio si vede chiaramente che è attaccato a una delle mani di Giant Man, e poi più avanti si attaccherà sia a Falcon che alle varie astronavi presenti sul campo di battaglia. Finalmente la battaglia comincia. Cap colpisce Astro Nero col Mjolnir, mentre Thor con i fulmini scaraventa via un gruppo di Chitauri. Nel frattempo Giant Man prende a pugni un mega Chitauro e Falcon ne infilza un altro con le sue ali. Successivamente rivediamo Astro Nero colpito alle spalle da Drax con la stessa mossa che aveva fatto in Guardiani della Galassia 2 per salvare Korg dallo strangolamento. E mentre Cap e Thor combattono col Mjolnir nella Stormbreaker, alle loro spalle possiamo vedere Mantis mandare al tappeto e addormentare un nemico enorme. E adesso uno dei momenti più emozionanti di tutti, l'abbraccio tra Tony e Peter Parker, e questo è un riferimento a quando Tony non voleva abbracciare Peter in Spider-Man Homecoming. La scena poi si sposta su Ant-Man e Wasp, e se ci fate caso, all'angolo, possiamo vedere Groot allungare il braccio per colpire un nemico che stava per colpire Rocket alle spalle, e Rocket poi ricambierà il favore coprendo l'amico durante
un attacco di Thanos. Mentre vediamo Pantera Nera fare acrobazie, alle sue spalle Giant Man sta cacciando un Kitauro gigante attraverso un portale. Successivamente vediamo Cap salvare Spider-Man dalle grinfie dei nemici lanciandogli il Mjolnir e chiamandolo Quince. Questo perché quando i due si erano incontrati in Civil War, Cap aveva chiesto a Peter da dove provenisse. Where you from? Quince? Brooklyn. Dopo l'arrivo di Captain Marvel, Thanos sta quasi per venire sconfitto, quando a un certo punto tira via la gemma del potere e colpisce al volto Carol Danvers. Se ci fate caso, quando tira via la gemma, il braccio inizia a consumarsi esattamente come si stavano consumando i Guardiani della Galassia nel primo film. Adesso invece sentite la musica di quando Thanos schiocca le dita con un nulla di fatto perché Tony gli ha rubato le gemme. E si tratta della stessa esatta soundtrack utilizzata alla fine del primo Avengers, quando Tony sta per ricadere attraverso il portale. Come on, Storm. E qui arriviamo alla scena finale, la scena di Io sono Iron Man. Tony schiocca le dita e Thanos e tutti i suoi compari si disintegrano in polvere come erano accaduti agli Avengers e tutto il resto della popolazione alla fine di Infinity War. E qui i parallelismi sono veramente tantissimi. Fauci ed Ebano muore esattamente come Peter Parker in Infinity War, mentre alle sue spalle Proxima Midnight e Gamma Corvi muoiono stringendosi tra le braccia esattamente come Scarlet Witch e Visione in Infinity War. E infine il movimento di camera di quando muore Thanos è lo stesso, identico di quello del finale di Infinity War. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere con un commentino qui sotto, se vi avete scoperto altri easter egg mi raccomando commentatemeli qua sotto, io spero che vi sia piaciuto e noi come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video, ciao! E mi raccomando Twitch ed Instagram qua.